E aspetta un attimo, dammi il tempo, sto pushando, non vedi quante gente c'è? Papà! Papà! Dimmi, che è successo? Ciao papà. Ciao, che c'è? Papà, una cosa. No, perché tra poco esce il pass battaglia della season 3. Non è che per caso me lo puoi comprare? Che vuoi tu? La pasta, la cagna. Che quanto costa sta cosa? Costa 1000 V-Bucks, 10 euro. Vabbè, che ti dà sto pasta, la cagna? Ti dà tante skin, tanti balletti, è molto bello. Vabbè, figlio mio, ma che te ne fai delle skin, dai? No, aspetta, perché dentro la pass battaglia c'è una skin molto bella. Se vuoi te la faccio vedere. Dai, fammi vedere sta skin, dai. La skin è questa qui. Ah! Sì, è molto bella. Vabbè, me lo dicevi prima che stava sta skin. Tieni, te lo compro, va bene. Ci credo, grazie papà, sono molto felice. Allora, lo shop appena esce con il codice RDTYT. Fratello, è pronto? Sempre a giocare. Andiamo, che è pronto? Sì, papà, 5 minuti e arrivo. Dai, veloce che si raffredda la pasta, su. Sì, papà, non ti preoccupare. Ah, comunque, posso dirti una cosa? Mi sono fidanzato. Ah, sì? Sì, si chiama Osvaldas. Come si chiama? Osvaldas. Ah, vabbè, e di dov'è questa? Papà, scusa, si chiama Osvaldas, quindi è spagnola. Cioè, tu ti fidanzi e te la trovi una spagnola? Ma trovatela qua! Sì, però è stato un colpo di fulmine. E quando dovrai parlare con la tua ragazza, come parli se non sei neanche lo spagnolo? No, papà, ma che dici? Io lo so lo spagnolo, l'ho studiato a scuola. Ah, e va, allora dimmi una frase che le diresti, dai. Io te quiero mucho, amor de mi vida. Ma tu sei tutto rincoglionito. Cerca di camminare a tavola, vieni, veloce che è pronto. Papino! Papino! Papà! Oh! Ciao! Ciao Lucazzo! Voglio fare un gioco con te. Ti faccio una sfida. Una sfida? Tipo? Sì, ora ti dico, però se vinco io, tu mi dai 20 euro così mi shoppo i V-Bucks. Se invece perdo, non gioco a Fortnite per una settimana. Dai, ci sto. Ok, allora, pensa a un numero da 1 a 10. Vai. Aggiungi 20 al numero che hai pensato. Ok. Adesso togli 5. Sì, dai, ci sto. Bravo, papà. E dividilo per 22. Per 22? Minchia. Ok. Adesso moltiplicalo per 150. Sì, vabbè. Ok, poi? E il risultato è 100.000. Ho indovinato? No, non è 100.000. È impossibile. E allora quant'è? È uscito 90.000. Ma sai cosa? Che per 90.000 giorni tu non giocherai in Fortnite. Mi hai rotto i coglioni! Fratello, ora arrivo, vado a comprare le sigarette. Va bene papà, una cosa prima che vai. Però non ti arrabbiare. No, Tello, che c'è adesso? Che cosa hai fatto? Ho fatto una scommessa con un mio amico. Sì. E l'ho persa. Sì. E la scommessa era che chi perdeva si doveva fare un tatuaggio. Un tatuaggio? Otello, hai 10 anni. Papino, tranquillo, che è un tatuaggio piccolino. Non è grande. Fammi vedere sto tatuaggio. Ok, te lo faccio vedere, però non ti arrabbiare. Tatuaggio è questo qui. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Brutto cretino! Uffa, papà, però te l'ho detto che era un tatuaggio piccolino. Non è grande, è piccolo. Ma a me non me ne frega niente che è piccolino. Ma come ti vengono ste cose in testa? Papà, ti stavo prendendo per il culo. Ah, ok, era uno scherzo. Allora facciamo una cosa. Indovina dove te lo metto questo qua. Nel culo? Esatto. Otello, che cazzo hai fatto a quei capelli? Mi sono trasformato in Super Saiyan. Super Saiyan? Otello, no. No, non mi chiamare Otello. Chiamami Otello il Saiyan. Sì, Otello il Saiyan. Ma perché ti sei fatto sti capelli così? Te lo dico subito. Eravamo rimasti 2 contro 2 su Fortnite. Hanno ucciso il mio amico. Io mi sono arrabbiato e mi sono trasformato in Otello Super Saiyan. E solo perché hanno ucciso il tuo amico su un gioco? Te ti fai così? Papà, tutto mi devono toccare tranne il mio amico. Perché il mio amico è il cuore del mio cuore. Sì, cuore del mio cuore. Aspetta che ti faccio diventare un visio. No, papà, stai fermo. Ragazzi, mi stanno sparando! Ragazzi, aiutatemi! Otello, ma come cazzo parli? Ciao, papà, sto parlando in corsivio! E che lingua è? No, papà, non è nessuna lingua, solo che il corsivio parli così io! Io rimango dell'idea che tu sei tutto rincoglionito! Papà, non mi dire queste cose! Io non sono rincoglionito, come dici tu! Allora sei tutto scemio! Bravio! Ah! Otello! Papà, che cosa è successo? No, no, non ti ho fatto niente. Però ti ho fatto un regalo. Un regalo? Sì, aspetta, però ti farò 3 domande. Se risponderai bene, te lo do. Se no, no. Ok, ci sto, sono pronto. Prima domanda. A chi vuoi bene di più? A mamma o a papà? E...
Papà, bravo. Sì. Seconda domanda. Preferisci più studiare o giocare? Preferisco più studiare. Bravo! E vai! Sì! Terza e ultima domanda. Vai, sono pronto, papà. Il corsivo è bello o fa schifo? È molto meglio! No, papà! Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come pisciare dal dito. Modello, ma che stai facendo? Ciao papà, sto registrando il mio primo video su YouTube. YouTube? Sì papà, YouTube, quello dove tu senti le canzoni. Io sto facendo il video e sto facendo il tutorial come fare la pipì dal dito. Pipì dal dito? Tu sei tutto rincoglionito. Comunque ho visto l'intervista che hai fatto. Sì, ho fatto l'intervista, la mia prima intervista. E sentiamo un po', che cosa hai detto su di me? Ho detto che sei un bravo papà. Di la verità, che cosa hai detto su di me? Va bene, ho detto che sei un pirla. Ragazzi, mi stanno pushando! Milo, diglielo pure tu! Sì, non lo pushate! Bravo! Modello! Ehi, ciao! Ciao, signore! Papà, lo sai che ho imparato una nuova lingua? Sì, una nuova lingua. Oddio, Modello, dai, non basta il corsivo. Adesso che lingua è questa? Sì, lo stampatello che è simile al corsivo. Simile al corsivo. Sì, Milo, ho capito. E vabbè, fammi sentire adesso sto stampatello. Il corsivo si parla in questo modo? In questo modo? Milo, ho capito! Modello, facciamo una cosa? Che devi fare, papà? Cosa fai, signore? Milo, te stai zitto! Come si dice... Ti metto il bastone nel culo. Ah, si dice ti metto il bastone nel culo. Nel culo. Milo, te stai zitto, se no te lo metto pure a te. Otello, tu girati. No, papà, ti prego, no. Papà. Che c'è? Otello? Perché quel cappello? Bravo, papà, hai fatto la rima. Otello, cappello. E allora, coglioncello, perché quel cappello? Non te lo posso dire. No, tu ora me lo dici. Giuro che se ti sei fatto i capelli di un altro colore non vedi la PlayStation per un mese. Ti sto avvisando. No, papà, dai, ti prego. E se invece non me li sono colorati? Se non te li sei colorati, ti do 100 euro da shoppare dove vuoi. Papà, sei sicuro di quello che hai detto? Certo, sono sicurissimo. Ok. E adesso fammi shoppare 100 euro, brutto pirla! Otello? Otello? Cosa stai facendo? Niente, papà, niente! Come niente? Che sono sti fazzoletti? Fazzoletti? Che fazzoletti? C'erano dei fazzoletti. E questo sapone? No, il sapone mi serve per avere meglio il pad. Otello, ma tu non stavi facendo quello che io sto pensando, vero? E cosa stavi pensando? Che ti stavi divertendo. Io? Divertendo? No, papà, non mi stavo divertendo. Come no? Ma cerca di divertirti, porco Giuda, che è l'età giusta! Dai! Otello? Che c'è, papà? Sto giocando. Ti devo dire una cosa. La cacca rosa è il culo che si riposa? Dai, brutto cretino, sto serio. Va bene, allora cosa mi devi dire? La mamma è incinta. E di chi? Ma come di chi? Da me, brutto cretino. No, non penso proprio. Otello, per favore, l'ha portata la cicogna. Hai capito, la cicogna? Il bambino le ha portato la cicogna. E chissà come gliel'ha portato il bambino. Una casa. Otello, ha detto la mamma che tipo di pasta preferisci. Fascini. Papà, per favore non mi disturbare. Cos'è che stai facendo? Sto guardando in me contro te. Tu contro di me? Papà, non capisci un tubo. Me contro te si chiamano gli youtuber. E che fanno sti me contro te? Fanno video belli. Devono lottare contro il signoresse. Signoresse? Ma sta per signor stronzo. Papà, ma che cazzo dici? Otello, non si dicono le parolacce. Ma sei appena detto signor stronzo. Vabbè, signor stronzo non è, signor... Signor segaiolo. Otello. Che c'è, papà? Guarda un po' che è tornata. Otello. Mamma. Ti ho lasciato che stavi giocando a Fortnite e ti ho ritrovato che stai ancora giocando. Ma sto giocando da poco. Da quant'è che stai giocando? Tre ore, due ore. In realtà 4 ore. Tu sei zitto, ma io me la prendo con te. Ma papà, non c'entra niente. Spegni immediatamente e vai a farti la doccia che stai puzzando. Otello, sto sentendo vi... Otello? E che cos'è quel coso? Ciao papà, lui è Jerry. E dove l'hai preso sto pappagallo? Stava in balcone, l'ho sentito fischiare e l'ho preso. No, Otello, fallo volare di nuovo perché sti pappagalli sporcano, puzzano, fanno casino. Fallo volare. Jerry, mettiti qua. Papà, ma pure io se per questo puzzo faccio casino e sporco. Ah, giusto, facciamo una cosa allora. Sai volare? Come Goku? Sì, sì, come Goku. Sì, sì, allora so volare. Aspetta che apro la finestra e vi faccio volare tutte e due. Jerry, prepariamoci a volare. Papà. Papà.
Papà! Papà, un po' d'ansia. Ansia? E perché? Perché oggi devo andare con Rebecca al parco. E la voglio baciare perché a me piace. Vabbè, Otello, non è che adesso la puoi baciare così. Prima devi vedere se tu piaci a lei. Ah, e come faccio a capirlo? Fai così, tu la prendi, la sbatti contro il muro e le dici: Rebecca, tu lo sai che per me sei come Cappuccetto Rosso? Le diraccio, E tu gli dirai: sei una favola. Vai tranquillo che così la conquisti sicura al 100%. Ah, va bene, va bene. Papà, ma vaffanculo, va. Ehi, papà, hai perso il sandalo. Lo hai perso. Che ho perso io? Il sandalo. Primo che è una ciabatta e non è un sandalo. Ma poi perché sandalo? Perché hai perso il sandalo? Ma è una ciabatta. No, è un sandalo. Sì. No. Sì. No. Ho detto sì. Otello, lascia il telefono che è pronto. No, cazzo. Otello, chi te l'ha insegnato queste parole? Papà. Intanto dammi sto telefono. Giura che non direi più le parolacce. Lo giuro. E su chi lo giuri? Su papà. Otello. Giuro, se dico una parolaccia, papà finisce in ospedale. Cazzo. Otello, ancora a giocare. Basta, spegni, sono le 10, domani si va a scuola. Sì, papà, 2 secondi e spengo. Una cosa però, non mi sento tanto bene. Otello, non iniziamo perché è ancora il primo giorno di scuola. Sì, lo so, però se non mi sento bene. E che hai adesso? Ho un po' di febbre, un po' di tosse. Ah, febbre e tosse. Vabbè, non ti preoccupare, andiamo che ti metti la supposta, su. La supposta? No, forse sto un pochettino meglio, papà. No, Otello, adesso andiamo che ti devo mettere la supposta. Papà, però mi fa male nel culo. Allora, facciamo così. Preferisci la supposta che è piccolina oppure preferisci questa qui? No, no, forse preferisco andare a scuola. Ecco, bravo. Papà, sono tornato. Otello, neanche il tempo di tornare da scuola, già stai giocando. Com'è andata a scuola? A scuola tutto bene. A posto, c'è almeno una compagna quest'anno che ti piace? No, papà, sono tutte cesse. E anche quest'anno? No, però c'è la maestra molto buona. Otello, la maestra. Papà, è molto buona, che ci posso fare io? Fammi vedere sta maestra, c'è una foto? Sì, sì, ho una foto, guarda. Guarda. Hai capito la maestra? Fai una cosa, domani portale sti fiori, qua scrivi: dal papà di Otello. Papà, ma mi vuoi ciulare la maestra? E ora glielo dico alla mamma. Se ti spalda una e la ricace, Otello, spegni! No, papà, non mi chiamare più Otello. E come ti devo chiamare? Chiamami il Maranza. Ma che ti sei messo? Togliti ste cose. No, non posso. Queste ormai fanno parte della mia pelle. Ma non hai mai avuto un cappello o un borsello? Dove le hai prese ste cose? Le ho rubate ad un ragazzo. Le hai rubate? Otello, dimmi che stai scherzando. Non sto scherzando. I Maranza possono fare tutto. Otello, dimmi che stai scherzando. Sì, papà, sto scherzando. Me l'ha prestato un mio amico. Dammi subito quel cappello e quel borsello. Dammelo. Tieni. Papà? Che stai facendo? No, non mi chiamare più papà. Chiamami papà Maranza. Ti spaventiamo una e noi... Otello, è un'ora che stai cagando. Papà, e che ci posso fare? Dai, veloce che devo andare pure io. Sì, 5 minuti ho finito. Ma poi perché hai le cuffie? Mi concentro di più. Con le cuffie senza telefono? Sì. Vabbè, sbrigati. No, papà, per favore, chiudi. No, Otello, c'è una puzza che non si respira. Vabbè, papà, è normale che puzza. No, non è normale. No, perché la tua profuma. Sì, la mia sì. E di che profuma? No, non vale. Sì, che vale non rompere le palle. Dai, facciamo una sfida. Se vinco io ti do uno schiaffo. Se vinci tu mi dai un bacio. Ok. Il primo che arriva a 2 vince. Ok, ok, ci sto. Ah, sì. No. 1-0 per me. Ah, pareggio. Va bene, 1-1, va bene. Questa è la bella. Ops, mi dispiace. Ho vinto. No, io volevo il bacio. Aia. Otello, guarda che cosa ti ho comprato. Che stai facendo? Togli ste mani dal naso. Papà, non rompere che sono in missione. Missione? Sì, devo togliere le bombe che c'ho nel naso. Bombe? Papà, hai presente Alessandro Borghese che assaggia i piatti e dice: voto 10. Otello, stai fermo. È arrivato il momento di assaggiare questa bomba. Otello, ma che schifo. Buona, voto 10. Papà. Papà.
Che c'è di... Otello, che stai facendo? Niente, niente, papà, niente. Come niente? Stavi fumando. Non è vero. Otello, non dire di no perché t'ho visto. Sì, è vero. Dimmi chi te l'ha comprata. Le ho comprate io. Intanto dammi sta sigaretta. Ma ti rendi conto che c'hai 10 anni? Sì, papà, però non... Zitto, io le tatuaggio giocavo con le macchinine. Papà, non t'ho detto... Devi stare zitto, a 10 anni fumi, a 18 anni che fai? Ti droghi? Ti posso dire una cosa o no? Cosa? È finta, brutto pirla. Come finta? Ma certo che sono finte, le ho comprate in un negozio. Otello, è finito, credo. Otello? Otello, perché stai così? Girati! Ti uccido! Ma che ti sei messo? Uffa! Ma madonna, Otello! Allora ti ho fatto paura! E certo, con quella faccia che ti ritrovi! Papà, ma perché mi dici queste cose? Facciamo una cosa, mettitela tu! Ok, vai! Adesso mi giro e poi vediamo se mi spavento! Posso girarmi? Girati! Buh! Non mi fai paura! Vabbè, grazie, lo sapevi! Perché stai ridendo? Ti sei tolto la maschera! In realtà hai la faccia da pagliaccio! Papà, aspetta! Cosa stai facendo? Quello che non fai tu, sistemare la tua stanza. Sei sicuro che non stai ruspando la palude? Che sto facendo io? Ruspando la palude. Ma perché segui tutti gli scemi? Io non seguo gli scemi. Eh no, e da dove è uscita mo sta palude? Vabbè papà, ma questi qua sono i trend. Che so ste tende? Le cose che vanno adesso. Le tende? Vabbè, tipo il corsivo. Bravio. Io le tatua non seguivo sti scemi, seguivo un certo Pippo Franco. Pippo Franco? Certo, le canzoni che faceva. Che canzoni ha fatto? Quello che fa chi 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 co 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 qua qua. Papà, poi siamo noi rincoglioniti. Io rincoglionito. E tu che segui sti scemi? Tiè. Papà! Dimmi che c'è. Perché ho tutte queste puntine rosse sul viso? Fammi vedere. Dai, capelli! Stai fermo! Via! Fermo! Lo sapevo io, c'è la varicella. La particella? La varicella, adesso apri la bocca e devo mettere sto cucchiaio, su. In bocca? No, nel culo. No, nel culo no! In bocca, idiota, vieni qua. Papà, aspetta un attimo. Stai zitto! Ecco, lo sapevo io, c'ha le tonsille infiammate. E che significa? Significa che non puoi parlare per 2 mesi. E perché? Zitto, non parlare, sennò non parlerai più per tutta la vita. Meno male, almeno lo sento più. Otello, caro. Ciao, papà. Che hai in testa? Un cappello di Natale. Ma toglitelo che sembri un rincoglionito. Vabbè, che c'è? Hai scritto la lettera a Babbo Natale o ancora no? Certo che l'ho scritta. Eccola. Oh, e fammela leggere, dammela. Sì. Oh, vediamo un po' che cosa hai scritto. Caro Babbo Natale, per Natale vorrei una PS5, un computer da gaming da 2000 euro, una gift card da 500 aspetta, euro. Aspetta, aspetta, papà, non è finita, leggi. Se non puoi farmi nessuno di questi regali, tranquillo, non ne ho bisogno. Bravo, Tello. Basta che mandi più lontano possibile quello stronzo di mio padre. Ma come ti vedi? Chi è? Babbo Natale! Merry Christmas! E che cazzo ci fai qua? Perché è Natale! Ma non è che sei Babbo Natale cattivo! Ti ho portato un regalo! Sì? Proprio così, eccolo! Aspetta però, ma come sei entrato? Dalla porta! Mi ha aperto tuo padre! E papà adesso dove sta? Ecco il tuo regalo! La PlayStation! Oh oh oh! Intanto la PlayStation me la prendo. Papà dove sta? Piccolo bimbo, non so dove è tuo padre! Babbo Natale! Ti puoi avvicinare un pochettino? Certo! Ecco, io lo sapevo! Merry Christmas! Merry Christmas, Lucasso! 5, 4, 3, 2, 1, auguri! Otello, ma che fai? Buon anno! Ma che buon anno? Mancano ancora 5 giorni! Sì, ma a Tarzan però è Capodanno! Tarzan! Papà, guarda cosa mi ha dato il mio amico! Otello, che cos'è quella cosa? Qua dentro ci sono i coriandoli! Papà, è un petardo di Capodanno! Lo sai che non voglio che esplodi ste cose? Poi ti fai male e dobbiamo andare in ospedale! Otello, stai fermo! Papà, ma io l'ho comprato per un motivo! Sì, e per cosa? L'ho comprata per accenderla e buttartela! Otello, ma sei scemo! Papà, entra! Otello, ma che fai? Ma sei spenta! Otello, non fare più si scherzi. Dammi un attimo la palla. Tieni. Ma che bello questo petardo! Che? Papà! No, papà, no!